Ciao, voglio raggruppo due beatitudini in un video perché sono connesse fra di loro. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi che vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. La gente è dedita ai piaceri di questo mondo e non ai valori spirituali. Spesso deride chi aspira ai valori spirituali e a volte lo insulta e cerca di offenderlo. Ma l'uomo spirituale non reagisce a tutto questo. La sua mente, il suo focus è con Dio e vede l'ignoranza e ne ha misericordia. Sia che venga criticato, venga offeso, gli venga fatto del male, non si compromette, non gli interessa piacere alla gente di mondo. C'è la storia di un anziano con suo figlio e l'asino che stanno attraversando un villaggio e l'anziano va sull'asino. Trovano delle persone e le persone dicono: ma guarda un po', suo figlio lo fa camminare a piedi e lui sull'asino. Più avanti l'anziano scende e fa salire il figlio. Trovano altre persone e dicono: ma guarda un po', il figlio come è maleducato, lascia il padre che è anziano camminare a piedi e lui è sull'asino. Più avanti scende il figlio e vanno tutti e due a piedi. E a questo punto trovano altre persone che dicono: quanto sono sciocchi tutti e due, hanno l'asino e camminano a piedi. Questo che cosa significa? Che nessun uomo veramente spirituale compirà atti per fare buona impressione agli altri, in buona sostanza. Ma anzi, a volte sente proprio l'esigenza contraria di, sempre per amore di Dio, di andare contro il mondo. Perché non sa fare che questo e non gli interessa niente di quello che pensano gli altri. Di solito quando uno ci offende e parla male di noi o cerca di farci del male, istintivamente vogliamo placare il nostro ego, piuttosto che piacere a Dio, e così sentiamo l'impulso di vendicarci. Se cediamo a questo impulso, facciamo del male non solo agli altri, ma anche a noi stessi, perché quando siamo arrabbiati o pieni di risentimento, ci tagliamo fuori dal pensiero di Dio. Naturalmente non tutti possono conseguire la perfetta non resistenza. Un uomo che non vive in uno stato di coscienza divina e che vede il male, ha il dovere di resistere al male. Per lui la non resistenza non sarebbe una virtù, ma una scusa per essere ipocrita e vigliacco. Cristo che prega sulla croce dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, o meglio dire, quello che si fanno. Yeshua il Cristo ci dice che la ricompensa per coloro che sono perseguitati a causa di Dio è il cielo. E così la ricompensa dell'anima illuminata che non reagisce ad alcun insulto è immediata, perché sa che il cielo è sempre presente dentro di noi e fuori di noi. Vede Dio dentro il suo cuore, vede Dio nell'universo, vede Dio in ogni creatura. La gente potrebbe pensare anche che l'anima illuminata, perseguitata, soffra. Non si accorge però che la sua mente è assorta in Dio, ha trasceso la coscienza fisica e che l'anima illuminata ha superato quindi le tribolazioni di questo mondo, mentre vive ancora sulla terra. La sua mente è morta a contatto delle cose esteriori. Egli è conscio della felicità perfetta di Dio, poiché il suo cuore conosce Dio, la sua felicità è eterna. Ciao a lui, alla prossima.